gli attuali concetti di coscienza e consapevolezza sono molto limitati in quanto nessuno ci ha mai insegnato che la coscienza è un veicolo non fisico, che abbiamo a disposizione per accrescere la nostra consapevolezza spirituale, e progredire sul percorso della nostra evoluzione. Evoluzione tutt'altro che darwiniana, poiché non si limita all'aspetto fisico-biologico, bensì prende in considerazione l'insieme reale della materia vivente in quanto energia, e ne considera tutti i suoi componenti fisici, mentali, emozionali, eterici, astrali e universali. L'evoluzione è il progressivo sviluppo dell'energia consapevole, resa possibile dall'uso del veicolo biologico, ovvero del nostro corpo globale. I sogni lucidi, le esperienze fuori dal corpo fisico, le esperienze di premorte, eccetera, sono la dimostrazione della nostra consapevolezza mentre avanziamo oltre la struttura fisica, ed esploriamo il flusso non fisico della coscienza. Il flusso di coscienza si estende verso l'interno del sé, coincidendo con l'esterno universale, fino al fulcro degli universi energetici. Infiniti livelli di frequenze di vite e realtà non fisiche, esistono appena al di là dei limiti densi della nostra vita e dei nostri sensi. Dopo aver trasceso il nostro veicolo biologico, siamo liberi di sperimentare l'essenza illimitata della coscienza, che esiste e si amplia oltre l'immaginabile. La via della conoscenza del ricercatore consiste nello sperimentare il sé spirituale e non fisico, senza alcun bisogno di atti di fede, senza alcun bisogno di dispensatori religiosi, né di guru culturali e scientifici, senza necessariamente dover credere a qualche verità assoluta che non sia stata direttamente e personalmente sperimentata. Il complesso culturale e storico sviluppato dai vari ricercatori sperimentatori, contiene in sé tutti gli elementi utili per spiccare un vero e proprio salto quantico nella coscienza della specie umana. Tutti noi possiamo attrezzarci adeguatamente, attraverso la disciplina dell'amore, dell'integrità e della consapevolezza, affinché ognuno di noi possa realmente essere il motore della propria esistenza multidimensionale. Su questi concreti principi, la pratica si incontra e si arricchisce delle millenarie filosofie e tecniche orientali e delle tradizioni animiste più autentiche, e si proietta in avanti utilizzando ed elaborando la strada della perfezione spirituale del genere umano, partendo proprio dalla singolarità della persona, ed estendendosi via via, in successivi anelli concentrici, verso la totalità del complesso rapporto uomo-natura. Il linguaggio per recuperare l'anima è costituito dalle molte tappe della consapevolezza da raggiungere, e la prima di questa è il lavoro tenace e consapevole sul se stesso. Da qui in poi, nel percorso che il ricercatore ha intrapreso, troverà sempre maggiore libertà sino al raggiungimento della meta, che consiste nel conseguire la piena e totale libertà.